siamo tutti un po' più, siamo sotto controllo. Qui dentro ci sono oltre 630.000 firme di chi ha sottoscritto un referendum che chiede la legalizzazione della cannabis. Non è uno stimolo, non è un invito, è una proposta di modifica di una legge che da 30 anni ha mandato in carcere decine di migliaia di persone. Ne ha fatte segnalare al prefetto oltre 1 milione esclusivamente per aver coltivato, condiviso e fumato una pianta. Qui dentro c'è la richiesta di libertà di scelta di 630.000 persone che vogliono aiutare chi, e sono oltre 6 milioni in Italia, vuole coltivare, condividere e fumare una pianta. Oggi siamo qui a portare la voce di 630.000 cittadini italiani che chiedono di cambiare le leggi sulla cannabis. E è un tema che il Parlamento ha ignorato per tantissimi anni e noi abbiamo raccolto queste firme in una manciata di giorni davvero, e non perché fosse facile grazie allo spido, alla firma digitale, o almeno non solo per questo, ma soprattutto perché abbiamo toccato un nervo scoperto e abbiamo dato a dei cittadini uno strumento per sentirsi rappresentati e sentirsi parte di un cambiamento. Oltre il 70% delle persone che ha sottoscritto questo quesito referendario ha meno di 35 anni. Questo vuol dire che quei famosi giovani che riteniamo tanto disinteressati al cambiamento, a partecipare alla politica, a interessarsi, in realtà, se gli diamo strumenti e tematiche vicine, poi partecipano. La partecipazione è stata importantissima e fondamentale. Non sorprende che sono principalmente i giovani, gli under 25, che hanno partecipato. Questo dimostra che in realtà è un tema sentito e purtroppo è la politica a non voler sentire. È un tema che in realtà sono i giovani che vogliono essere partecipi di questo cambiamento. Ad oggi purtroppo c'è un Parlamento che di questi temi non ne vuole parlare, quindi per fortuna che esistono referendum e questi strumenti democratici che danno la possibilità ai cittadini e ai più giovani di dire la propria. La risposta più chiara e più netta a quelli che in queste settimane hanno accusato il referendum di essere uno strumento contro il Parlamento, quindi uno strumento che veniva utilizzato quasi come una clava contro le prerogative parlamentari. In realtà quello che è accaduto ieri sul DDL Zan dimostra che sui diritti civili, sulle libertà individuali, il Parlamento è bloccato. È bloccato dai partiti che in realtà lo umiliano, perché impediscono persino che ci sia un dibattito franco, pubblico, alla luce del sole, davanti ai cittadini, in cui ci si assuma anche la responsabilità delle proprie posizioni, ma poi alla fine si arrivi ad approvare delle leggi importanti. In questi ultimi anni, sul fine vita, sulla legalizzazione della cannabis, sullo ius soli, sulla Bossi-Fini, sull'immigrazione, sulla separazione delle carriere, sono state presentate delle leggi di iniziativa popolare che il Parlamento non ha neanche cominciato a prendere in considerazione, di cui non ha neanche iniziato l'esame. Ecco, il referendum è l'unico strumento che resta ai cittadini per fare dei passi in avanti di civiltà su grandi questioni che sono rimosse dall'agenda politica proprio per colpa dei partiti. Ormai nel mondo ci si sta rendendo conto, gli Stati Uniti d'America erano la guida della guerra proibizionista alle droghe, grazie ai referendum tanti stati americani stanno invertendo la direzione. Basta, è ora di essere ragionevoli, basta con intasare i tribunali, con riempire le carceri, con occupare il tempo prezioso delle forze dell'ordine che dovrebbero occuparsi di crimini veri. Legalizzare oggi è un elemento di ragionevolezza. Purtroppo questa ragionevolezza non è alla portata dei partiti italiani, l'abbiamo visto sul DDL Zan, sono incapaci di decidere di superare i veti incrociati. La ragionevolezza può appartenere al popolo italiano se la riprende con il referendum, grazie a quelle 650.000 persone che lo hanno firmato. 1, 2, 3 Maria! Ancora 1, 2, 3 Maria!